Mister Stefano Vecchi, dopo questa amichevole con il Bologna, risultato finale 1-0, la partita che chiude questa prima fase di precampionato. Mister, che partita è stata? Ma una partita che per certi versi ha mostrato cose positive, per altri negative, come succede spesso durante le partite di precampionato. Dobbiamo lavorare, anche se ci sono passi avanti incoraggianti, però dobbiamo lavorare ancora molto sotto tanti punti di vista, anche se oggi sono molto contento per quello che hanno fatto i ragazzi, per quello che hanno dimostrato, per lo spirito e la voglia che hanno messo in campo, e queste sono le basi da cui partire. Contro una squadra di Serie A si sono comunque visti passi avanti rispetto alle uscite precedenti? Sì, qualcosa di positivo c'è stato, dobbiamo mettere in cascina quello di positivo che abbiamo fatto, cercare di migliorare le cose negative. Adesso abbiamo tempo di lavorare ancora qualche settimana e dobbiamo essere pronti per la prima di campionato. Bilancio di questa prima fase di precampionato, si è concluso il ritiro brentonico? Beh, il ritiro è stato molto positivo, acciacchi e problemi che abbiamo avuto sono ampiamente nella norma. Oggi eravamo quasi, a parte un paio di elementi, eravamo al completo, quindi va benissimo così. I ragazzi hanno lavorato molto, come sempre succede. Adesso ripartiamo martedì da Carpi, da casa nostra, e da lì dove dovremo costruire la nostra stagione. Si apre la settimana che porta al debutto ufficiale con la prima partita di Coppa Italia a Reggio Calabria. Sì, è la prima partita dove c'è qualcosa che conta. È chiaro che non saremo né noi né loro al top, però è una partita che conta. Se passiamo il turno andiamo avanti in Coppa Italia e non è più un amichevole. Il lavoro è sempre diverso quest'anno rispetto a come ho lavorato prima. Si lavora tanto, si lavora bene, piano piano prendo abitudine e poi vabbè, ancora non stiamo a meglio, ma piano piano sempre. E poi fino ad agosto, quando comincia il campionato, speriamo di stare bene e poi vediamo che si fa. Progressi che hai visto nella squadra in questi 20 giorni, domenica si va a Reggio Calabria per la prima gara ufficiale. Sì, l'11 agosto giochiamo subito con la Regina, da dove sono arrivato, comunque sono cresciuto, io ho fatto 5 anni, quindi una partita anche un po' speciale, diciamo, per me. Poi vabbè, sempre la Coppa Italia, che è prima gara ufficiale, vediamo come stiamo veramente, perché vabbè, amichevoli sono sempre un po' diversi, no? Che è sempre una partita un po' così. Poi vabbè, 11 agosto ancora non saremo al meglio, però come prima gara ufficiale sarà importante, vogliamo vincere.